Una escursione sull'altopiano di Avelengo, in questi giorni caratterizzati da bollino rosso per le elevate temperature nella provincia di Bolzano, ci ha consentito di soffermarci in amene località che meritano di essere visitate. Al centro del pianoro, che si estende tra Bolzano e Merano, ad un'altitudine media da 1000 a 2000 metri sul livello del mare, è ubicato nel bacino di un verdeggiante pendio montano il pittoresco paese che ci ha accolto, Meltina, ad un'altitudine di 1140 metri. L'origine del paese è molto antica. La prima citazione storica dell'insediamento risale al 590 d.C. Nella zona centrale del paese è ubicata la chiesa parrocchiale dedicata all'Assunzione di Maria. Della parte originaria in stile romanico è conservata soltanto la parte inferiore del campanile, con cuspide superiore a forma piramidale a base quadrata. Risale ad epoca medievale, al XIII secolo. Durante i secoli successivi fu sottoposta a vari interventi di ricostruzione. Nel XV secolo le fu dato un aspetto gotico. Attorno alla metà del XVII secolo fu nuovamente ristrutturata e ampliata. A cotè della parrocchiale, chiesa di Sant'Anna, forse di epoca più antica della stessa parrocchiale. All'interno una pietà maiolica del 1440. Sulla cima più alta dell'altopiano del Sasso, 1525 metri sul livello del mare, è visibile la chiesa romanica di San Giacomo sul Langfen. Si presume che già in epoca preistorica su tale sito vi fosse un luogo di culto. La chiesetta è stata recentemente risistemata.
Peccato che non c'è stato possibile visitare l'interno per una incomprensibile indisponibilità da parte del personale della vicina locanda in possesso della chiave, anche se le informazioni riportate su internet davano la possibilità di chiedere l'apertura della chiesa. Ci siamo dovuti limitare così a vedere parte dell'interno attraverso una stretta grata posta sulla porta d'ingresso. Sull'altare, a fianco a San Giacomo, santo protettore dei viandanti, sono raffigurati i santi Rocco e Sebastiano. Abbiamo terminato la nostra piacevole giornata in montagna visitando la piccola chiesa di San Ulrico. La costruzione, in origine in stile romanico, molto semplice, è stata ristrutturata nel 1859. Sopra l'altare la tela raffigura il santo vescovo Ulrico.